Bentornati all'angolo dei gossip. Oggi torniamo a parlare di nuovo della coppia ormai che ci sta appassionando forse più di tutte, Gian Yaman e Diletta Leotta, che sono tornati in Italia dopo una decina di giorni trascorsi in Turchia, una vacanza che è stata molto importante perché lei ha potuto conoscere la mamma di lui, perché insomma ci sono state le famose presentazioni in famiglia, forse in prospettiva di un matrimonio. Li abbiamo visti molto affiatati, ma qualcuno aveva messo in dubbio ecco questo rapporto anche alla luce del fatto che non c'era tutto sommato questa passione nelle fotografie che raccontavano questo viaggio. Beh, ci sono, perché sono stati paparazzati avvinghiatissimi in barca, quindi insomma è scoppiata la passione anche tra i due, pare che non si vogliano nascondere più, e di recente, ritornati in Italia, sono stati avvistati, questo è uno scoppettino, a Porto Venere. Ecco, quindi se siete alla caccia di questa coppia, dirigetevi verso le Cinque Terre. Quali sono invece le altre destinazioni amate dai nostri VIP? Se siete a caccia insomma di una fotografia, di un autografo, dove potete andare? In Italia a Capri, ovviamente, tutta la costiera amalfitana, amatissima dai nostri VIPs, poi in Versilia a Forte dei Marmi, ovviamente anche la costa Smeralda, Porto Cervo, Porto Quattro, Baia Sardegna, e per quanto riguarda l'estero, Costa Azzurra, e andiamo anche in Spagna, a Formentera, dove ovviamente già in passato i calciatori si fanno spesso paparazzare. Ora io invece mi trovo a Mykonos, perché anche qui vengono i nostri amici VIPs. Proprio la settimana scorsa qui c'era Marco Boriello, che in questo momento ha una relazione con Marika Pellegrinelli, l'ex di Eros Ramazzotti. È sempre un gossip che riguarda un calciatore: Pippo Inzaghi diventerà finalmente papà di un maschietto che attende dalla compagna molto più giovane di lui. Tanti auguri anche a Pippo. Questa sera inoltre ci sarà la finale della nostra squadra di azzurri, quindi mi raccomando, forza Italia, forza forza forza, facciamo il tifo. Noi ci vediamo domenica prossima e vi do il mio solito bacio. Ciao.